La scienza, il ruolo della scienza per lo sviluppo. Oggi stiamo attraversando, ricordavo prima, insomma, stavo dicendo, un periodo particolarmente difficile, almeno in termini relativi, insomma, perlomeno per me, insomma, che ho vissuto ormai i decenni precedenti, probabilmente migliori di quelli che stiamo attraversando adesso. La crisi economica, la crisi ambientale, la crisi alimentare, la crisi energetica, direi anche la crisi di equità, insomma, che c'è in questo momento, rende questo particolare periodo un momento difficile da affrontare. Molti, tanti ci dicono che la scienza può avere un ruolo fondamentale per superare tutte queste crisi. Lo dicono gli scienziati, ma lo dicono anche i politici, insomma, la strategia europea di Lisbona dell'inizio del millennio, insomma, voleva far sì che l'Europa diventasse, no, l'economia più importante del mondo basata sulla conoscenza. Poi oggi, insomma, ci siamo accorti 10 anni dopo che non ci siamo riusciti, e quindi stiamo cercando di rilanciare a livello europeo una nuova strategia, la strategia Europa 2020. Basata proprio su uno dei presupposti, la crescita intelligente fondamentalmente. E sicuramente la scienza riuscirà, come sempre, a superare i problemi che ricordavo prima, da sempre, insomma, da quando si è costituita come corpo, metodo, insomma, la scienza è riuscita ad affrontare i problemi dell'uomo. È vero anche però che i problemi che oggi caratterizzano questo contesto sono molto diversi da quelli anche dei 10, 20 anni fa, 30 anni fa. Oggi abbiamo un problema di 7 miliardi di persone, oggi abbiamo una globalizzazione spinta, oggi abbiamo una differenza tra decisore politico e decisore economico che è sempre più una lontananza, che è sempre più forte. L'economia è in mano a pochi, la politica invece che è rimasta molto frammentata. Quindi abbiamo problemi molto differenti. E allora, se è vero che la scienza potrà dare un contributo fondamentale per superare i problemi che ho ricordato all'inizio, probabilmente però la stessa scienza dovrà avere un atteggiamento diverso rispetto a tanti aspetti. Ad esempio, può continuare ad essere valida la logica e il criterio dell'autonomia della scienza come lo è stato in passato fondamentalmente? Può la scienza non interfacciarsi con la società, con i cittadini, ma anche con i poteri economici, con la politica? Questi aspetti sono fondamentali oggi, cioè trovare le risposte a questi problemi affinché la scienza veramente diventi appunto il motore per risolvere i problemi che abbiamo ricordato prima è fondamentale. E per dare risposte a questi interrogativi sicuramente la filosofia della scienza gioca un ruolo fondamentale. Il relatore di oggi, il professor Silvano Tagliagambe, è un filosofo della scienza, è un filosofo della scienza che ci aiuterà sicuramente a dare delle risposte, insomma, a questi interrogativi. È un professore ordinario nel senso accademico, è un autore di tantissime pubblicazioni scientifiche. Ha operato in diverse sedi nazionali, europee e mondiali, ha svolto la sua attività, e anche però, quando pensa uno a un filosofo della scienza, pensa anche a qualche personaggio che sta fuori dalla realtà, invece è un personaggio che si è, perdonatemi il termine, sporcato le mani in tantissime esperienze pratiche, concrete. È stato preside di facoltà, è stato consulente del Ministero dell'Istruzione e dell'Università in tantissime occasioni, ha rapporti editoriali di consulenza con case editoriali e soprattutto si è sporcato le mani, questo anche immergendosi
in competenze anche diverse, no? Ho visto appunto che il professore ha avuto una specializzazione in fisica quantistica quando all'inizio della sua carriera. Quindi chiaramente è un personaggio che affronta in termini teorici i problemi che caratterizzano la filosofia della scienza, ma che sicuramente per la sua attività operativa ci potrà dare le risposte. A lei, professore. Grazie della presentazione, dell'invito. Dunque, io oggi parlerò del tema che è indicato nel titolo, ma parlerò soprattutto di scuola, perché credo che la scuola sia cruciale per tanti motivi. Parlerò di scuola anche perché attualmente mi sto occupando direttamente di scuola. La settimana scorsa è uscito un bando molto consistente nei numeri, ma è molto ambizioso negli obiettivi, della Regione Sardegna su un progetto di cui io sono il direttore scientifico e sono anche il proponente, che si intitola, con una parola sarda, Semidas. Semidas in sardo è un termine che indica un sentiero che lascia tracce. Sapete, quando le mandrie passano attraverso, lasciano le tracce del loro passaggio. E noi abbiamo voluto prendere questo termine per riferirci alla idea di una scuola che lasci tracce durature nello sviluppo di chi la frequenta. E quindi vi parlerò di questo progetto, perché proprio questo progetto, al quale la Regione Sardegna ha dedicato risorse consistenti, sono 125 milioni di euro che sono stati messi in campo complessivamente, che è doppiamente rilevante sia per l'entità della cifra sia per il fatto che, come sapete, purtroppo in Italia negli ultimi anni si è cessato di investire sulla scuola, anzi quando c'è da tagliare si fa riferimento generalmente alla scuola e all'università, e questo costituisce un'eccezione rispetto a questo tipo di panorama. Questo progetto è fortemente intrecciato al tema indicato nel titolo, cioè al tema della collaborazione stretta tra pensiero scientifico, scienze della natura e scienze umane, all'idea di una formazione che nei diversi indirizzi che la caratterizzano sia proprio basata su questa alleanza inscindibile tra scienza della natura e scienze umane. Perché? Intanto, per una ragione ben precisa, chi mi ha presentato, un economista, sa benissimo che il premio Nobel dell'economia del 2006, e cioè Edmund Phelps, fin dall'inizio degli anni 60, ha detto che lo sviluppo di un particolare tipo di capitale, cioè il capitale umano, il capitale sociale, costituisce la leva per lo sviluppo e per la competitività del futuro. E per argomentare questa sua conclusione, dice: l'acquisizione di un livello avanzato di conoscenza è oggi più che mai la condizione essenziale per innovare e per adattarsi alle nuove tecnologie. La dotazione di capitale umano assume un valore cruciale che trascende chi ne usufruisce, e in prima istanza essa promuove la generazione e la diffusione di nuove idee che danno impulso al progresso tecnico, migliora le prospettive di remunerazione e, chiudendo il circolo virtuoso, accresce l'incentivo all'ulteriore investimento in capitale umano. Quindi, da questo punto di vista, l'investimento in conoscenza, che è ciò che caratterizza il capitale umano, è un investimento che promuove lo sviluppo e la competitività, e da questo punto di vista sempre gli economisti sottolineano una differenza fondamentale tra i beni la cui diffusione
a largo raggio svaluta, cioè diminuisce il valore. Voi sapete che i beni cosiddetti posizionali, quelli basati sulla competitività o sull'esclusione, sono beni che assumono tanto più valore quanto più sono rari. Se si diffondono, un metallo prezioso e vale proprio perché è raro, e proprio perché la sua diffusione è limitata. E da questo punto di vista, quindi, abbiamo una sorta di esclusione reciproca e di antitecitità, di carattere antitetico tra la diffusione capillare, il possesso comune e il valore. Il capitale umano, al contrario, è una sorta di bene, di capitale che sfugge a questa logica, perché si valorizza e si incrementa quanto più viene diffuso. La conoscenza è un bene che non solo non perde valore se si diffonde e si estende, ma anzi ne acquisisce molto di più, e quindi da questo punto di vista è un bene, è un tipo di capitale che ha caratteristiche peculiari. Un altro aspetto importante diciamo dello sviluppo basato sul capitale umano è che esso richiede una sorta di circolo e di nesso molto stretto tra elementi quali l'innovazione, la partecipazione, la concertazione, la sussidiarietà e la formazione e l'istruzione. Allora, questi termini, mi soffermo brevemente, l'innovazione ovviamente non ha bisogno di essere spiegata, la capacità creativa di creare nuove conoscenze e quindi nuovi prodotti, di creare qualche cosa di originale. La partecipazione sta diventando non solo un elemento sempre più importante, ma una richiesta sempre più fondamentale da parte delle società avanzate e sviluppate. 3 anni fa l'Unione Europea ha commissionato a un gruppo di esperti internazionali un rapporto, la Commissione Europea, come sapete, è il governo dell'Unione Europea, un rapporto che partiva da una tesi. Noi non riusciremo a raggiungere gli obiettivi fissati da Lisbona che venivano ricordati prima, cioè l'obiettivo di far diventare entro la data fatidica che doveva proprio cadere adesso l'Unione Europea l'area culturalmente più attrezzata, più sviluppata, più innovativa del pianeta. Anzi, come vediamo e come sappiamo, l'Unione Europea è in crisi. I paesi europei sono in crisi, e crisi economica, che è una crisi di competitività e di sviluppo. E la Commissione europea tendeva ad attribuire questa crisi a quella che riteneva essere una crescente disaffezione dell'opinione pubblica europea, di tutti i paesi, anche di quelli che tradizionalmente avevano fatto lo sviluppo della ricerca scientifica, i paesi anglosassoni, quindi l'Inghilterra, la Francia, la Germania e ovviamente anche l'Italia, nei confronti della ricerca scientifica. Una sorta di clima, se non di ostilità, però di distacco dell'opinione pubblica nei confronti della ricerca scientifica. E appunto ha incaricato un gruppo di esperti di indagare le ragioni di questo distacco, e questo gruppo di esperti ha presentato un rapporto che in italiano è stato pubblicato con il titolo Scienza e Governance, a cura della Fondazione Bassetti, è stato pubblicato da Rubettino come edizione, in cui gli autori, ripeto, un gruppo di esperti internazionali, per l'Italia c'era Maria Chiara Tallacchini, ha
arrivano a conclusioni che in parte falsificano le premesse della Commissione europea. Cioè dicono, in realtà non c'è nessun distacco dell'opinione pubblica nei confronti della ricerca scientifica, non c'è nessuna disaffezione del pubblico nei confronti della scienza e della tecnica. Quello che si registra invece è una sempre maggiore richiesta di coinvolgimento e di partecipazione da parte del pubblico, cioè il pubblico vuole capire quali sono gli obiettivi della ricerca scientifica, vuole essere coinvolto nelle scelte e nelle decisioni, non si accontenta più di essere informato, non si accontenta più della divulgazione scientifica che in alcuni paesi, come appunto l'Inghilterra in particolare, ha una tradizione molto seria, ci sono opere di divulgazione scientifica eccellenti. In Italia da questo punto di vista possiamo dire che siamo abbastanza indietro. Non si accontenta comunque più della divulgazione scientifica, vuole essere non solo informata ma chiamata a partecipare ai processi decisionali. È la fine di quello che un grande sociologo tedesco, cioè Dahrendorf, ha chiamato l'illuminismo applicato, basato sul principio della delega, che in sostanza dice: tu sei uno specialista, io ti riconosco un livello di conoscenza superiore al mio, quindi ti delego la possibilità di effettuare delle scelte per quanto riguarda il tuo settore di sviluppo, che è il tipo di rapporto tra società e ricerca scientifica che ha caratterizzato il Settecento e in particolare l'Ottocento, il positivismo. Perché questo tipo di delega è venuta meno? Non per una ostilità o distacco nei confronti della scienza, ma perché il pubblico si rende conto che le scelte scientifiche vanno a impattare sempre più su problemi di carattere generale, etico, politico, sociale, che riguardano le scelte per quanto riguarda le generazioni future. Pensate alla scelta relativa al nucleare, sul quale c'è stato un referendum in Italia. Pensate alle scelte che riguardano l'aborto, l'eutanasia. Sono tutti argomenti che non sono argomenti, sono argomenti per una parte strettamente specialistici e frutto di ricerca, ma per l'altra parte ovviamente che coinvolgono tutti noi e che in qualche modo segnano il destino della società. Allora, da questo punto di vista, l'opinione pubblica chiede di essere informata in maniera più precisa e chiede di sperimentare forme di decisione collettiva che in qualche modo la coinvolgono. Ecco la ragione del titolo, Scienza e Governance. La scienza è stata in qualche modo sempre governata da elite. La governance è un processo di diffusione della capacità di decisionale a livello sociale, di partecipazione dei cittadini alle scelte che si compiono anche in questo campo, e quindi da questo punto di vista la partecipazione, che è il secondo requisito di cui abbiamo parlato, non è un requisito astratto, ma corrisponde a una richiesta sempre maggiore delle comunità locali di partecipare ai processi decisionali di carattere politico, di carattere sociale e in questo caso anche di carattere scientifico, che in qualche modo segnano il destino delle società di cui fanno parte. Alla partecipazione è strettamente legato il tema della concertazione, chiaramente il coinvolgimento
di livelli decisionali altri rispetto a quelli strettamente specialistici, richiede tavoli di confronto e di concertazione tra il livello degli specialisti e appunto le istanze sociali. La sussidiarietà, come sapete, è il principio della distribuzione del potere decisionale anche su scala locale attraverso una struttura dello Stato di carattere ad esempio federalistico. In Italia, come sapete, di questo tema si è discusso moltissimo negli ultimi anni e tra l'altro nella scuola noi abbiamo un esempio di applicazione di sussidiarietà, applicazione parziale e malata, ma la legge che ha voluto l'autonomia scolastica è appunto le scuole che voi frequentate sono istituzioni autonome, è un'applicazione del principio di sussidiarietà, in questo caso sussidiarietà non territoriale ma funzionale. Ha un determinato settore della società cruciale per lo sviluppo e quindi il sistema scolastico è stata affidata autonomia di scelte e di decisioni per quanto riguarda lo sviluppo e i progetti da perseguire. E infine l'ultimo elemento dell'anello è appunto lo sviluppo dell'istruzione, della formazione. Tutti questi elementi concorrono a fare una scienza dell'innovazione e quindi a incrementare quello che abbiamo chiamato prima il capitale umano. Questo, diciamo, è lo sfondo nel quale è chiaro che in uno sfondo di questo genere, diciamo, dove lo specialismo si deve confrontare con altri tipi di istanze, si richiede, acquistano sempre maggiore importanza i processi di comunicazione e i processi di comunicazione trasparenti. Quindi lo stesso Phelps dice ad esempio che la società della conoscenza, per potersi effettivamente sviluppare e per poter funzionare, richiede uno sviluppo dei processi di comunicazione, sviluppo improntato al principio della trasparenza. Le comunicazioni relative ai processi decisionali e alle scelte effettuate all'interno di ogni campo debbono essere sempre più trasparenti e quindi questo principio della importanza dei processi di comunicazione fa emergere diciamo, la centralità di quello che è stato tradizionalmente un obiettivo e un campo di sviluppo, perché la diciamo, trasparenza della comunicazione richiede la capacità di interpretare correttamente i testi, le leggi, le delibere, le decisioni e via dicendo, e questa capacità di interpretare correttamente ciò che viene prodotto chiama in causa l'ermeneutica, quindi voglio dire un particolare filone di acquisizione della capacità critica di interpretazione di testi, di cui un filosofo del Novecento in particolare è stato interprete autorevolissimo, e cioè Gadamer. Allora, se questo è lo sfondo, all'interno di questo sfondo come si può collocare una scuola che prenda atto in qualche modo di queste nuove istanze? È evidente che se noi configuriamo questo tipo di scenario e lo applichiamo, come correttamente va fatto, al rapporto docente-studente, perché voglio dire, queste richieste sono richieste sociali ben precise che ormai stanno investendo tutti gli ambiti della società e non si capisce proprio perché proprio i giovani ne dovrebbero essere esclusi. Anzi, è chiaro che se la società rivolge motivatamente richieste di sempre maggiore partecipazione e coinvolgimento, questa richiesta di partecipazione e di coinvolgimento va esteso a tutti i processi sociali rilevanti e in particolare al processo di
formazione e di istruzione. E questo ci porta a una conclusione molto netta e molto chiara. Il modello scolastico basato sul principio della pura e semplice trasmissione delle conoscenze dal docente allo studente, in cui quindi il docente ha un ruolo attivo e lo studente ha un ruolo fondamentalmente passivo, ancora oggi ci sono autorevoli interpreti delle voci interne del mondo scolastico che dicono, me ne potrei fare i nomi ma ve li risparmio, che dicono che all'interno di un'aula scolastica compito del docente è parlare e interrogare e compito dello studente è ascoltare e rispondere, e quindi questo chiaramente sottolinea il ruolo attivo, fortemente attivo del docente e il ruolo subalterno e passivo dello studente. È chiaro che questo tipo di modello certamente, quantomeno, non risponde all'istanza di coinvolgimento e di partecipazione attiva da parte degli studenti e dei giovani, che come abbiamo visto è un'istanza che sta caratterizzando lo sviluppo sociale in generale. Si parla in tutti i campi ormai, anche nel campo politico, di passaggio dal government, cioè dal governo dall'alto, decisionale, alla governance come potere diffuso e come coinvolgimento. E ripeto, se questa è la configurazione che le nostre società vanno assumendo, non si capisce perché la scuola dovrebbe continuare a essere modellata su un tipo di configurazione diversa, basata invece sull'esercizio del government, cioè del governo, a scapito della partecipazione e quindi della governance. Questo sarebbe un secondo elemento di arretratezza del sistema scolastico nazionale rispetto a un primo che è stato già sottolineato con molta efficacia da un ministro degli anni passati, che ahimè non è stato mai ministro della scuola e dell'università, ma è stato ministro della scuola, dell'istruzione, ma è stato ministro dell'università e della ricerca, oltre che commissario europeo, e cioè Antonio Ruberti, il quale ha fatto un'osservazione ben precisa, e cioè dice, molto efficace, e cioè dice, ripresa nei giorni scorsi dall'attuale ministro della pubblica istruzione Profumo, e cioè dice: pensateci un attimo, se un uomo dell'Ottocento rivivesse e venisse catapultato all'interno di una società attuale, verrebbe necessariamente sconvolto, troverebbe il mondo attuale talmente cambiato rispetto al mondo in cui ha vissuto da non sapersi più orientare, da non sapere capire che cosa sta succedendo. Poi entra in un'aula scolastica e improvvisamente questo senso di disorientamento scompare, perché l'aula scolastica è fatta di cattedre, c'erano anche i suoi tempi, di banchi, c'erano anche i suoi tempi, di lavagne di ardesia con il gesso, c'erano anche i suoi tempi, e in quest'aula scolastica c'è un signore che come me si pone di fronte agli altri e parla, e gli altri che stanno seduti, che ascoltano, esattamente come accadeva ai suoi tempi. E quindi l'aula scolastica è l'ultimo residuo, dice Ruberti, di un modello fordista dell'Ottocento che in tutto il resto della società sta ormai tramontando. Per cui Ruberti si fa una domanda cruciale e a questo punto ineludibile per tutti noi operatori del mondo scolastico, e mi ci metto anch'io come docente universitario, che è questa: ma come può la scuola, che è rimasta ancorata a un modello dell'Ottocento, preparare i giovani a una società, la nostra, che rispetto a questo modello è radicalmente cambiata? E credo che questa sia una domanda estremamente seria e dalla quale è difficile prescindere se si vuole appunto capire il perché
della crisi che non soltanto in Italia, ma ormai in diversi, quasi tutti i paesi del mondo, il modello scolastico della scuola tradizionale sta attraversando. Allora, da questo punto di vista, quali sono qual è la direzione da prendere? Beh, la direzione da prendere è quella segnata dalle altre modalità di sviluppo nell'ambito degli altri ambiti, cioè partecipazione, coinvolgimento, il che significa che gli studenti devono essere chiamati a un ruolo più attivo all'interno del sistema dell'istruzione e ci deve essere un sempre minore distacco tra processi di insegnamento e processi di apprendimento. Io quando parlo di queste cose faccio vedere una bellissima definizione di arco di Leonardo da Vinci, dove Leonardo da Vinci dice: l'arco, che a noi appare l'espressione di una forza, perché sta in piedi, sorregge, in realtà è il risultato di due debolezze che si equilibrano, perché i due archi di circolo che lo formano di per sé ruinerebbero, crollerebbero, ed è soltanto l'equilibrio tra di essi che trasforma la debolezza in forza. Quindi, dice Leonardo, la forza non è mai l'espressione di una unilateralità. La forza è l'espressione, il risultato di un equilibrio tra propoteri e istanze differenti. Quindi se i processi, mutuando questa bellissima immagine di Leonardo da Vinci, se i processi di insegnamento si mettono in una posizione di forza nei confronti dei processi di apprendimento, chiaramente questa forza riescono ad esercitarla attraverso il potere, ma il risultato che si ottiene non è quello soddisfacente che si potrebbe ottenere puntando invece a una maggiore armonia e a un maggiore equilibrio tra processi di insegnamento e processi di apprendimento. Allora, mi si potrebbe dire: a tutto questo è utopia, che rischierebbe in qualche modo di erodere le basi del sistema scolastico nazionale. Allora, per dimostrare o mostrare o sperare di mostrare che tutto questo non è utopia, ma si può fare, e si può fare qui e ora, basta volerlo e basta iniettare nella scuola quelle risorse che sono necessarie per la sua modernizzazione e il suo sviluppo, abbiamo per l'appunto proposto in Sardegna il progetto di cui vi parlavo, che è un progetto basato, cioè che se volete traduce in operatività, in progettualità, il principio della nuova alleanza tra scienze della natura, scienze umane e tecnologia, ci aggiungo, di cui parlavano in un libro che è rimasto molto, molto famoso, che ha dato origine a dibattiti, Prigogine e Isabel Stenger, cioè l'idea di una nuova alleanza tra saperi diretta a uno sviluppo, saperi e tecnologia, e io la tecnologia la considero un sapere a differenza di tanti altri, che contribuiscano appunto allo sviluppo del sistema scolastico. Allora, per capire come si articola il progetto ma poi quali sono i suoi obiettivi metodologici e didattici, prima di tutto in 10 minuti ve lo racconto un po' che cosa abbiamo fatto e che cosa stiamo facendo. In Sardegna sono arrivato tardi perché stavo assistendo alla presentazione di alcune maestre delle esperienze del gioco con la scienza che si fa in alcuni asili di Foligno, esperienza secondo me molto interessante. E allora noi purtroppo le scuole dell'infanzia abbiamo dovuto lasciarle fuori dal progetto, speriamo di riuscire a inglobarle in un domani, però il progetto riguarda tutto lo sviluppo scolastico dalla prima elementare all'ultimo anno delle superiori.
In Sardegna, che non è una regione molto grande, ci sono 10.000 aule all'incirca. Allora, come prima cosa noi, tecnologia, abbiamo collegato, dotato ciascuna di queste 10.000 aule di una lavagna interattiva multimediale e di un collegamento cablato a internet. La lavagna interattiva multimediale, rispetto alla lavagna di ardesia tradizionale, è uno strumento molto particolare, nel senso che mentre la lavagna tradizionale è un contenuto dentro l'ambiente fisico dell'aula, la lavagna interattiva multimediale, pur essendo chiamandosi lavagna come la lavagna di ardesia, è un contenuto che a sua volta diventa contenitore, nel senso che apre lo spazio fisico dell'aula a nuovi ambienti. La rete internet permette all'aula di collegarsi a qualunque biblioteca, a qualunque archivio, a qualunque sia necessario per un migliore sviluppo e rendimento dell'attività scolastica. Io voglio farvi vedere un modello particolarmente sofisticato del sistema. Insomma, mi posso collegare a un osservatorio astronomico e non limitarveli a mostrarveli su una figura, sul libro di testo, ma farvelo vedere direttamente attraverso il collegamento. Ci sono degli osservatori astronomici che stabiliscono progetti di collaborazione con le scuole e addirittura permettono che il sistema di puntamento, in ore particolari, dei loro sistemi di osservazione venga governato da un computer in una qualunque aula scolastica, per cui voi potete trasformare un'aula scolastica in un osservatorio, tanto per fare uno degli esempi delle cose che si possono fare con questo. Però oltre a questo, la lavagna interattiva multimediale permette ad esempio la collaborazione tra docenti e tra aule diverse. Io posso organizzare una lezione qui a Foligno in collaborazione con una scuola o con un'aula universitaria di Milano e farlo in compresenza, stimolando l'intervento diretto, la partecipazione da parte degli studenti che possono fare domande a chi parla dall'altra parte, possono rivolgere e via dicendo. Posso mettere in comunicazione diverse aule tra di loro o, cosa molto comoda per gli studenti, alla fine della settimana, quando i docenti avranno sviluppato tutte le loro lezioni sulla lavagna interattiva multimediale, i docenti potranno inviare nel computer degli studenti tutte le lezioni che sono state fatte nel corso della settimana, e lo studente se le potrà rivedere nel suo computer adattandole ai propri ritmi di apprendimento, nel senso che potrà rivedere certe cose, potrà soffermarsi su alcune, potrà saltarne altre, quindi, voglio dire, ritmi, possibilità, che ecco la partecipazione effettiva dello studente, che i ritmi di sviluppo, di apprendimento dello studente siano in qualche modo tenuti presenti nella possibilità di sviluppare appunto i processi di insegnamento. In più, il progetto prevede che ognuno dei 20.000 docenti della scuola sarda, ripeto, dalla prima elementare alla scuola superiore, e ognuno dei 220.000 studenti sia dotato di un tablet PC in cui vanno a finire tutti i programmi scolastici e tutti i materiali didattici dell'anno di riferimento. E questo non è soltanto molto comodo, ma anche molto efficace, perché, come voi sapete, oggi la conoscenza ha un ritmo di sviluppo tale, una ricerca dell'università americana di Berkeley ha dimostrato che tra il 2006 e il 2010 l'umanità ha prodotto la stessa quantità di nuova informazione scientifica che è stata prodotta dall'inizio della rivoluzione scientifica moderna al 2000. Quindi voi potete, ma con questo ritmo di sviluppo, chiaramente i libri di testo vanno soggetti ad aggiornamenti continui, e per aggiornare un libro di testo cartaceo bisogna rifarlo,
Per aggiornare un materiale didattico digitale sulla rete basta aggiornarlo, basta aggiungere le nuove informazioni, cancellare eventualmente quelle obsolete e via dicendo, operazioni che si fa in due minuti. Per aggiornare gli esercizi e fare degli esercizi nuovi, chiaramente il digitale si presta molto più del cartaceo, oltretutto nel digitale potete anche mettere percorsi di autovalutazione, cioè lo studente può dopo aver risolto a modo suo il problema andare a vedere qual era la soluzione e via dicendo, e può in qualche modo anche autovalutarsi. Questa è la parte tecnologica, ma ovviamente la parte tecnologica sarebbe poco o nulla se non venisse accompagnata da una sostanziale parte di carattere metodologico e contenutistico. Allora, la parte contenutistica, noi abbiamo dedicato 30 milioni di euro allo sviluppo di nuovi materiali didattici digitali che seguano il principio della composizione, dell'ego. Cioè, in sostanza, pensateci un attimo, i processi di configurazione e di sviluppo e di struttura interna delle discipline scientifiche rispondono a una logica che non è necessariamente la più funzionale ai fini del loro apprendimento. Faccio da questo punto di vista una notazione. Karl Popper, che si cita molto spesso, ma le cui intuizioni e elaborazioni teoriche non sempre sono applicate in modo corretto, dice una cosa ben precisa, cioè propone di articolare i cosiddetti processi che riguardano la conoscenza in tre mondi: il mondo 1 dei processi fisici, il mondo 2 dei processi mentali che avvengono all'interno della testa di ciascuno di noi, e il mondo 3 delle conoscenze, che è il mondo delle teorie in sé, delle verità in sé, delle discipline scientifiche o no in sé considerate. E dice: quella che io propongo dunque è una epistemologia senza soggetto conoscente, in cui le teorie hanno una loro autonomia non soltanto rispetto a chi le produce, ma anche rispetto a chi le usa e rispetto a chi ne è il destinatario. E la ragione di questa, che può sembrare una separazione innaturale, è in realtà molto ben precisa, e noi la troviamo in un saggio, ad esempio, di notevole e sempre attualissimo di Frege, che è stato tradotto in italiano. Frege è un logico tedesco della seconda metà dell'Ottocento, che è stato tradotto in italiano col titolo Senso e denotazione, o senso e significato, che dice: una cosa è il, diciamo, significato interno delle teorie scientifiche, che prescinde dal riferimento a ciò che qualcuno ne sa, e un'altra cosa è il riferimento al, diciamo, ai processi conoscitivi di un determinato soggetto. E lui fa un esempio ben preciso, rimasto celebre, cioè per i greci la stella del mattino e la stella della sera erano due stelle differenti, erano due stelle e rispondevano a due corpi celesti differenti, perché i greci pensavano che si trattasse appunto di due corpi celesti differenti. Noi poi abbiamo scoperto che in realtà si tratta di un unico corpo celeste, che è un pianeta, tra l'altro, e non una stella, e cioè Venere, per cui dal punto di vista del mondo 3 di cui parla Popper, cioè del mondo delle teorie in sé, la proposizione la stella del mattino è uguale alla stella della sera è ovviamente vera. Dal punto di vista delle conoscenze che avevano i greci, cioè se io dico i greci sapevano che la stella del mattino e la stella della sera erano un unico corpo celeste, questa proposizione invece è falsa, perché i greci non lo sapevano, e anzi sapevano il contrario, credevano il contrario.
facendo un esempio molto più banale, tutti noi sappiamo che radice cubica di 8 uguale 2, che questo è vero in qualunque mondo teorico, ma se io dico Pierino, bambino della prima elementare, sa che radice cubica di 8 è uguale 2, questa proposizione è ovviamente falsa, perché Pierino non lo sa. Quindi questo che cosa significa? Che una cosa sono le verità delle teorie in sé considerate e un'altra cosa sono i processi epistemologici che riguardano gli stati conoscitivi che un singolo soggetto individuale o collettivo ha rispetto a quel tipo di verità. Allora, Popper ha ragione di dire che le teorie scientifiche e quindi le discipline scientifiche si organizzano secondo una logica che è la logica delle discipline e della loro struttura e verità interna. Ma la scuola ovviamente non può prescindere dal mondo 2 dei processi conoscitivi e mentali. La scuola si deve occupare invece del modo in cui il mondo 2 si appropria del mondo 3 dei processi e quindi non si può disinteressare del mondo 2 e quindi dal punto di vista dei processi di insegnamento è cruciale il rapporto tra i processi mentali e le loro credenze e i risultati oggettivi acquisiti all'interno dello sviluppo delle singole teorie scientifiche. Allora, come si fa a sviluppare tutto questo? Lo si sviluppa attraverso un tipo di materiale didattico che anziché seguire manualisticamente la logica interna delle singole discipline scientifiche, tende invece ad accompagnare e seguire i processi con i quali un singolo soggetto si appropria via via all'interno della propria testa dei risultati di questi risultati. Quindi i manuali sono costruiti secondo la logica del mondo 3. La logica del mondo 3 è una logica vincente dal punto di vista della ricerca scientifica, ma non lo è dal punto di vista della formazione e dei processi di insegnamento. Qui prevale la logica di Vygotsky, che invece chiede di prestare la massima attenzione a ciò che avviene all'interno della testa e della capacità ricettiva degli studenti. E allora i materiali che noi cerchiamo di sviluppare sono materiali che anziché seguire esclusivamente la logica di organizzazione interna delle singole discipline, seguono e accompagnano, cercano di seguire e di accompagnare lo sviluppo delle capacità, lo sviluppo progressivo delle capacità del singolo studente. E quindi sono inseriti all'interno di quello che abbiamo chiamato ambiente di apprendimento, che viene costruito secondo un obiettivo particolare che cerco di spiegarvi in pochi minuti, partendo da una base comune che è questa. Se io parlo di contenuti, di conoscenze, di dati, qual è il sostrato comune a tutte queste nozioni? È certamente la nozione di informazione. Cioè, i contenuti conoscitivi sono prima di tutto informazione. Quindi è alla nozione di informazione che ci dobbiamo riferire. Allora, esploriamo un po' la nozione di informazione. Intanto la nozione di informazione prescinde dalla qualità e dalla quantità dei dati e riguarda invece un altro aspetto cruciale che è quello dell'organizzazione e della disposizione interna dei dati. Vi faccio un esempio. Prendete due chiavi automobilistiche, due chiavi di due automobili della stessa marca e dello stesso tipo. Le due chiavi, se voi le guardate anche attentamente, appaiono assolutamente uguali. Eppure una apre la vostra macchina e l'altra no. Perché? Non perché sia diversa la quantità o la qualità del sostrato materiale, ma perché è differente la qualità dell'informazione portata all'interno del sostrato materiale, cioè del metallo della chiave.
Il che ci dice che l'informazione è una microstruttura fatta da disposizioni interne che viene impressa all'interno di una macrostruttura materiale che in apparenza può essere indifferenziata. Quindi l'informazione è soprattutto questione di disposizione interna degli elementi. Le due chiavi differiscono per la disposizione interna all'interno della macrostruttura chiave dei loro elementi, quindi dell'informazione di cui sono portatori. Secondo principio fondamentale, ogni informazione richiede un sostrato materiale che la possa recepire e che possa metterci in condizione di trasmetterla. Non esiste informazione senza sostrato materiale. Anche la macchina più virtuale che sia stata concepita, che è la macchina di Turing, che è una macchina astratta e immateriale, in realtà fa riferimento a un minimo di sostrato materiale, che è un nastro presupposto come illimitato e una testina che si muove all'interno di questo nastro a destra o a sinistra con la capacità di scrivere e di leggere dei simboli. Ora, la cosa interessante da questo punto di vista è che l'informazione è indipendente dal sostrato. La stessa informazione può essere portata da sostrati differenti. Pensate al numero 5, che può essere portato da sostrati materiali differenti, 5 palline, 3 più 2 e via dicendo, o lo stesso sostrato può essere portatore di informazioni differenti. Pensate al lemma fare, scritto fare, che in italiano significa una cosa e in inglese significa una cosa completamente differente. Quindi lo stesso sostrato può essere portatore di informazioni differenti e la stessa informazione può essere portata da sostrati diversi. Quindi l'informazione è indipendente dal sostrato. E allora, le discipline che sono informazione, le discipline scientifiche, per poter essere efficacemente memorizzate e trasmesse, richiedono a maggior ragione un sostrato materiale all'interno del cervello. E di che cosa è fatto questo sostrato materiale? Di capacità di capire, oltre che di memorizzare. E guardate che conoscere, cioè capire, presuppone il conoscere. Cioè per conoscere, per capire è necessario conoscere. E quindi il conoscere, la conoscenza è una condizione necessaria per capire, ma non è affatto detto che il conoscere sia una condizione sufficiente per capire. Ci sono delle conoscenze che vengono sviluppate in maniera tale da non facilitare i progetti di comprensione e i processi di comprensione. Vi potrei fare tanti esempi, mi limito a uno. Se l'insegnamento della fisica viene insegnato in maniera tale da favorire i processi di memorizzazione delle leggi scientifiche, no? Io avrò una studente che alla domanda dimmi le tre leggi della dinamica di Newton risponde ta 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 ta, dimmi la legge di Coulomb dei fenomeni elettrici ta ta, dimmi la legge tal dei tali, risponde sempre. Se però io gli chiedo qual è la differenza tra una legge scientifica e una generalizzazione induttiva, ad esempio, se io vi dico, vi pongo di fronte a due proposizioni. Un pezzo di metallo che viene, se io prendo un pezzo di metallo e lo scaldo, allora il pezzo di metallo si dilata. Questa è una legge scientifica. E se io prendo una proposizione sintatticamente identica, poniamo, la mia macchina è vecchia, quindi il motore della mia macchina è arrugginito, quindi se X è una vite del motore della mia macchina, X è arrugginito. Questa ovviamente non è una legge scientifica, è una generalizzazione induttiva. Qual è la differenza tra i due casi? Sintatticamente sono identici. Perché la prima è una legge scientifica e la seconda no? Perché la prima è una legge scientifica e la seconda è una generalizzazione induttiva? Allora,
un ragazzo che abbia capito che cos'è una legge scientifica deve saper rispondere a questa domanda, altrimenti potrà enumerare tutte le leggi scientifiche di questo mondo, ma non ha capito il nucleo concettuale che caratterizza una legge scientifica. Un ragazzo che invece sa, senza aver capito, non sarà in grado di rispondere a questa domanda. Per inciso, la risposta a questa domanda, detto in termini tecnici, è che la legge scientifica, a differenza della generalizzazione induttiva, regge i controfattuali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per sapere che un pezzo di rame che venga scaldato si dilata, io non ho bisogno di fare continuamente questa prova, cioè non ho bisogno di scaldare effettivamente il pezzo di rame. Anche se il pezzo di rame non viene scaldato, io so che la proposizione è vera, altrimenti gli scienziati non farebbero altro che passare il loro tempo, anziché a fare nuove scoperte, a ricontrollare tutto ciò che si sa già. Nel caso della vite del motore della mia macchina, invece, per poter arrivare e sostenere questa conclusione, devo fare effettivamente la prova, e via dicendo. Allora, conoscere è un presupposto indispensabile per capire, ma non basta per capire. Per capire bisogna saper esercitare il dominio di alcune capacità fondamentali, che vi cito e con questo concludo. Che sono? Quali sono gli strumenti per pensare di cui disponiamo? Li possiamo enumerare con facilità. Astrazione, analogia, deduzione, induzione, abduzione. E già qui cominciamo. L'abduzione che cos'è? Qual è la differenza tra induzione, deduzione e abduzione? Quali sono i rispettivi punti di forza e punti di debolezza? Pensare per modelli. Il pensare per modelli è cruciale all'interno di qualunque disciplina scientifica, sia scientifica che umanistica. Il trasferimento analogico. Qui abbiamo Luca Guzzardi che ha scritto un bellissimo libro, cruciale per lo sviluppo della scienza è il trasferimento analogico, cioè la capacità di prendere un modello che si è dimostrato efficace per spiegare un determinato campo fenomenico e trasferirlo in base a un'analogia supposta tra i due campi fenomenici a un altro campo, lo ha fatto Coulomb, che citavo prima. Se voi andate a vedere la legge di Coulomb dei fenomeni elettrici, vi accorgete immediatamente che ha la stessa struttura della legge della gravitazione universale di Newton. Simboli differenti, ma la stessa struttura. La cosa non è affatto casuale, perché il principio che guidava allora la ricerca scientifica era il meccanicismo, e il meccanicismo suggeriva di prendere i modelli di spiegazione meccanica e di trasferirli come principi esplicativi ad altri settori. E quindi il meccanicismo postulava una analogia sotterranea tra il campo fenomenico della meccanica e ad esempio il campo dei fenomeni elettrici, per cui sembrava del tutto naturale poter applicare al nuovo campo dei fenomeni elettrici una legge che si era dimostrata efficace dal punto di vista esplicativo per la meccanica. Allora, trasferimento analogico e via dicendo. Queste sono le capacità che prescindono dal riferimento a singole discipline. Il trasferimento analogico è qualcosa che è presente e vincente all'interno della ricerca scientifica, ma come sa qualunque buon umanista, è il principio alla base delle metafore, delle figure retoriche, del calcolo analogico, delle variazioni di significato di qualunque termine. È il principio che sta alla base della capacità di tradurre, perché la capacità di tradurre non è semplicemente la capacità di trasporre vocaboli da una lingua a un vocabolo di un'altra lingua, ma la capacità di istituire analogie
tra modelli testuali e lavorare sulla base di questa analogia stabilita tra due modelli testuali. Senza questa analogia istituita tra il testo in italiano, il testo in latino, il testo in inglese, fatta come lavoro preliminare, il lavoro di corrispondenza tra vocaboli rischia di essere un lavoro non solo faticoso, ma che dà dei risultati estremamente modesti. Allora, queste che sono competenze che prescindono dal riferimento a specifiche discipline, devono essere il risultato di un lavoro di collaborazione disciplinare tra docenti che mira a sviluppare queste capacità. Ditemi in quale libro di testo vi si trova il riferimento all'abduzione. In quale libro di testo si trova il riferimento all'astrazione? O al trasferimento analogico? È chiaro che stiamo parlando di competenze che prescindono dallo stretto riferimento ai contenuti disciplinari, ma che sono necessari per una buona utilizzazione di quei contenuti disciplinari. Allora, questo è il pacchetto di conoscenze che deve essere sviluppato dentro nel mondo 2 dei processi mentali degli studenti per migliorare la loro capacità di comprendere il mondo 3 delle ricerche scientifiche. E questo sviluppo dei processi mentali e cerebrali richiede un lavoro didattico e disciplinare a sé stante, diverso da quello dedicato alla trasmissione di conoscenze relative a una singola disciplina. Mi riferisco in conclusione a quello che dice non un filosofo della scienza, ma un matematico applicato, che è il miglior matematico applicato italiano forse oggi, si chiama Alfio Quarteroni, ha insegnato per molti anni al Politecnico di Milano e poi, come succede a tutti quelli particolarmente bravi, è stato chiamato a insegnare all'estero, in particolare oggi insegna al Politecnico di Losanna. Alfio Quarteroni, matematico applicato, quindi non filosofo, non pedagogista, è stato affidato il compito di aprire, una decina di anni fa, con una sua prolusione, l'anno accademico del Politecnico di Milano. Quindi un matematico che parla a ingegneri, a docenti ingegneri. Quindi non siamo nel mondo astratto della filosofia, siamo dal punto di vista accademico nel mondo più concreto che si possa immaginare. E Alfio Quarteroni fa una prolusione dal titolo La modellistica matematica come base di una cultura politecnica. E in questa prolusione fa delle affermazioni molto importanti, e cioè dice: ogni processo di ricerca, sia all'interno delle discipline scientifiche, che all'interno delle discipline tecnologiche, che all'interno delle discipline umanistiche, richiede l'impiego di modelli. Il modello che cos'è? È una versione artificiale e semplificata di un sistema che viene fatto per risolvere in maniera più efficace un determinato problema. Di fronte a un problema, per inquadrarlo meglio e risolverlo, io faccio una trasposizione analogica dall'ambiente e dal sistema in cui il problema è maturato a un ambiente o un sistema più semplice in cui il problema possa essere inquadrato più efficacemente e risolto. Nulla di strano, è quello che ha fatto Galileo. Galileo, per formulare il suo principio di inerzia, non si è messo a osservare il moto dei corpi, ma ha costruito un congegno, il piano inclinato, che gli permettesse di semplificare la visione del moto dei corpi e gli permettesse di capirne meglio le caratteristiche. Quindi il modello è questo. Il modello non necessariamente, continua Quarteroni, replica l'intima essenza dei fenomeni.
se voi prendete un territorio, ad esempio il territorio dell'Umbria e tutte le sue possibili carte geografiche, carte, la carta geografica, la carta politica, la carta archeologica, la carta ferroviaria, la carta stradale, tutti questi sono modelli dello stesso territorio. Assomigliano al territorio? No. Si assomigliano tra di loro? No. Qual è la loro funzione? Ciascuno di essi è costruito, ciascuna di queste mappe, è costruito per che cosa? Per inquadrare più efficacemente un problema e permettergli di risolverlo più agevolmente. Se io voglio risolvere il problema relativo a capire che distanza c'è tra qui, tra Foligno e Spoleto, non mi rifaccio alla carta politica o alla carta fisica dell'Umbria, mi riferirò alla carta stradale che è notevolmente semplificata rispetto a questa e via dicendo. Quale capacità presuppone il pensare per modelli? E qui Quarterone risponde: l'analogia e l'astrazione in primo luogo, e poi definisce questi termini. E a proposito dell'astrazione dice una cosa che dovrebbe far riflettere tutti i nostri insegnanti, e cioè dice: l'astrazione, ovvero la capacità di individuare analogie sottili e nascoste tra campi differenti. Ma se questi campi, sotto forma di discipline, a scuola sono mantenute in una separazione netta l'una dall'altra, me lo dite come fa lo studente a sviluppare la capacità di vedere e istituire analogie sottili tra campi differenti? Come fa? Se gli manca l'esercizio, se gli manca la pratica. E poi gli studenti escono dalla scuola senza capacità di astrarre e di operare dei trasferimenti analogici. È la colpa dello studente, ma è dello studente o non degli insegnanti, ma dell'organizzazione del lavoro scolastico che è fatta in maniera tale da impedire ogni forma di autentica comunicazione tra discipline differenti. E se io voglio sviluppare queste capacità, io, collegio dei docenti, non dovrò, anziché costruire un POF con la mano sinistra e tanto perché si deve fare, costruire un piano di offerta formativa serio che dica: io come obiettivo, oltre allo sviluppo delle conoscenze che riguarda la mia disciplina, voglio concorrere alla formazione nei miei studenti della capacità di astrarre, di trasferire analogicamente, di usare correttamente l'induzione, l'abduzione e la deduzione. A proposito, quanti di voi sanno che cos'è l'abduzione? Alzi la mano. Eppure l'abduzione è lo strumento fondamentale dell'innovazione e della creatività, tra gli strumenti per pensare, è quello che è diretto in maniera specifica a sviluppare, come vedete. Allora, è obbligo della scuola sviluppare una specifica competenza rispetto ad analogia, astrazione, pensare per modelli, trasferimento analogico, induzione, deduzione, abduzione e via dicendo. Perché, come diceva un mio collega scomparso prematuramente, e cioè Marco Mondadori, proprio nella prima pagina del suo volume di Logica, scritto in collaborazione con Roberto D'Agostino, lui comincia il suo volume di Logica dicendo: qual è l'attività che noi, consapevoli no che ne siamo, sviluppiamo e pratichiamo più spesso? Il ragionamento. Ragionare dobbiamo e spesso, qualunque sia la nostra formazione e qualunque sia la nostra attività. Quindi la capacità di ragionare bene non può essere riservata a delle elite specializzate, ma è una capacità che deve essere diffusa capillarmente su tutto il territorio sociale. La diffusione effettiva della capacità di ragionamento e di esercizio critico del pensiero è una questione cruciale di democrazia. Perché è cruciale
che i cittadini sappiano valutare i ragionamenti che gli vengono proposti, sia che a proporlo sia un politico, che un giudice, che un avvocato, che un medico e via dicendo. Debbono saper valutare criticamente e liberamente gli argomenti che gli vengono. Quindi la diffusione della capacità di ragionamento è cruciale ai fini dello sviluppo di una democrazia, ma la diffusione della capacità di ragionamento non è un esercizio astratto, richiede quelle competenze che richiamavo prima. Allora la scuola deve porsi l'obiettivo, oggi più che mai attuale, di dire: se questa è la finalità primaria che io devo raggiungere e se questa è una finalità che prescinde dal riferimento a quadri disciplinari, perché come vi ho detto, ditemi dov'è la disciplina dove si insegna l'astrazione o dove la si dovrebbe insegnare, ditemi qual è la disciplina dove si insegna il trasferimento analogico, in tutte. Allora lo sviluppo di queste capacità deve essere il frutto e il risultato di una collaborazione coerente e collettiva tra tutti i docenti, che miri a sviluppare negli studenti queste capacità. Queste capacità che costituiscono, come vi ho detto, il sostrato, il sostegno a cui noi possiamo, allora sì, diciamo, applicare le conoscenze, la trasmissione delle conoscenze, in modo che questa trasmissione non sia volatile e non porti a risultati modesti dal punto di vista dello sviluppo delle capacità creative degli studenti. Vi ringrazio. Sì, certamente. Venga, venga qui. La scuola elementare e la scuola media, cioè la scuola dell'obbligo, fino alla riforma Gelmini, lavoravano proprio in questo modo. Lo so benissimo. È benissimo, soprattutto la scuola elementare. Tant'è vero aggiungo una cosa, tant'è vero che dai paesi stranieri venivano a visitare gli asili nido di Reggio Emilia, le scuole elementari italiane, ritenendole un modello a livello internazionale da proporre. Quindi sono cose che sappiamo e abbiamo verificato. Io le faccio le faccio io prima una domanda. Sì. Nelle scuole medie, già nelle scuole medie inferiori da molti anni e nelle scuole superiori si praticava lo stesso tipo superiori? Credo di no, ma c'è chi lo potrebbe dire meglio di me. Se non fatte delle eccezioni, alla scuola media ci si provava, non riuscendo sempre bene. Ma adesso le faccio una domanda io, visto che ora abbiamo un governo di tecnici e voi siete degli scienziati, come pensate di poter di nuovo intervenire su questa materia dell'educare e del formare menti creative? Io gliel'ho detto, sto cercando di sviluppare, non posso incidere su profumo. No, sarebbe molto interessante se invece a livello nazionale si formasse di nuovo insieme agli operatori della scuola, docenti, agli studenti stessi, agli scienziati anche questa volta, un movimento che ripristina e crea di nuovo delle occasioni per la crescita. Io quello che posso fare è sviluppare al meglio il mio progetto e poi farlo vedere al ministro della pubblica istruzione, per vedere se lo convince e se lo estende ad altri territori. Questa è l'unica che posso fare. Grazie. Sì. Mi può dare dell'acqua per cui? Sì. No, ma il bicchiere. Buongiorno professori. Allora, io ho portato questi ragazzi che frequentano il primo ASU, cioè prima A delle scienze umane, del liceo di scienze umane, immaginando che si parlasse più approfonditamente scienze umane, io pensavo antropologia, magari economia certamente ed altre. Però dobbiamo essere brevi perché le domande impongono questo. Allora, al professor Tagliagambe premetto questo aspetto, che io ho seguito con grande interesse quello che lei ha detto, però la premessa non mi trova d'accordo, perché lei è partito da un sé, essendo un logico, un filosofo della scienza,
il sé in merito alla società, al concetto di partecipazione, mi permetta, non lo trovo. Evidentemente c'è un salto anche generazionale. Non mi sembra che la società, al di là di quello che noi spieghiamo sperimentiamo, osserviamo con le uscite didattiche anche attraverso gli organismi, che ci sia questo aspetto di partecipazione. Io sarei, evidentemente ognuno ha le sue immagini, io sarei più orientato a pensarla alla maniera di Bauman, cioè una società competitiva, antagonistica, nella quale si rischia spesso di essere emarginati. Ma al di là di questo, io posso anche presupporre che questa buona presentazione sia abbastanza corrispondente alla società attuale. Voglio sperarlo perché lavoro con i giovani, quindi credo in questa implementazione, in questo cambiamento, ho speranza di questo. Quello che invece non mi trova d'accordo, per molti versi sono d'accordo con lei, per quanto attiene alla tecnologia, all'innovazione, al progetto bellissimo che state portando avanti in Sardegna, e certo da noi non troverà nelle scuole medie, forse sì, ma nelle scuole medie superiori, io lo garantisco, in ogni aula non c'è una lavagna LIM, che tra l'altro sappiamo, perché facciamo formazione, siamo aggiornati su questo, noi insegnanti di scuola media superiore, garantisce molto per quanto attiene all'innovazione e al miglioramento dell'offerta formativa. Però dobbiamo ritornare un pochettino all'aspetto scuola. A me sembra che forse l'unico luogo, al di là delle critiche che si facciano, dove il concetto di partecipazione più vivace e ha ancora ragione di esserci, è appunto nella scuola. Nel senso che le famiglie, io adesso faccio riferimento a alcuni autori che lei conosce meglio di me, Pietro Poli Charmé parla della famiglia narcisistica rispetto alla famiglia legata al di tipo edipico, no? Legata al complesso di colpa, dalla quale probabilmente anche gli insegnanti avevano costruito senza una formazione, riprendendo dei modelli, la loro immagine di insegnanti, e quindi prendevano di mira gli studenti. Se sbagliavano, se quel compito non erano stati capaci di farlo, è chiaro che venivano già schematizzati e etichettati, quindi era molto difficile per gli studenti uscire dalla logica dell'effetto alone. Ma oggi noi siamo di fronte a famiglie che sono attente alla formazione dei figli, vogliono parlare con noi, ci chiedono ripetutamente di saggiare quello che stiamo facendo, quindi c'è un monitoraggio continuo, fermo restando che la scuola non è cambiata, ma non è il grande problema la scuola, non è il grande problema, professore. Casomai dovremmo chiederci come mai a 60 anni dalla morte di Maria Montessori abbiamo 136 sperimentazioni ancora in Italia, 4.000 negli Stati Uniti d'America, come mai siamo rimasti in un impasse di tipo gentiliano, senza nulla togliere a Giovanni Gentile, alla sua grandezza, come mai la scuola, quella del 68 che sembra aver riformato tutto, in effetti ha lasciato questa forbice, che gli studenti poi si ritrovano di fronte al mondo del lavoro. È una scuola passatista, il governo, i governi che si sono avvicendati non hanno implementato, non hanno mai speso sulla scuola. C'era un modello montessoriano che non era l'unico. Noi vendiamo, come diceva lei, dei modelli pedagogici. La scuola d'infanzia di Loris Malaguzzi è esportata in tutto il mondo. Io non posso portarci le mie classi perché non posso portare le mie classi a visitare a Reggio Emilia, la scuola Loris Malaguzzi, perché vogliono i tecnici, vogliono noi professori. Purtroppo la risposta non c'è, non siete, senza nulla togliere, non sono gli scienziati di oggi che possono modificare questo assetto. Mi dispiace, ma su questo io ho l'idea che ci sarà un passaggio generazionale indispensabile, saranno gli stessi giovani capaci, perché non utilizzano solamente la scuola come meccanismo per poter conoscere, come strumento, si affidano anche a altre agenzie, lei è un cultore quindi lo sa meglio di me, e fanno anche dell'esperienza nuda e cruda un mezzo per costruire quei modelli dai quali possono trarre forte insegnamento. Dal nostro punto di vista, ci metto anche il mio, c'è l'onestà, la voglia di credere che le future generazioni sapranno migliorare, cambiare e trovare sbocchi di lavoro. In questo devono esserci però anche i competenti, i tecnici, coloro che lavorano, che sanno che il mondo del lavoro è flessibile, perché per forza di cose non si può chiedere alla scuola media superiore, né mi permetta tantomeno all'università, di far uscire subito delle persone che siano adatte a un mondo del lavoro che cambia.
Ci vediamo se c'è qualcun altro qui. Sono altri? Io se non tolgo la parola. No, vieni qui. Lo. E dunque, io ho fatto le scuole elementari negli anni 80. Negli anni 80 ho iniziato le scuole medie, poi ho fatto le superiori e c'è stata una costante nel mio percorso, che mi sono sentito dire prima o poi cambieremo i programmi che sono fermi, eccetera, eccetera. Intanto c'è stato qualche aggiornamento, però la sostanza rimaneva quella. Ma sentendola parlare, invece, a me personalmente ha convinto un aspetto, cioè ho capito una cosa, non so se forse sono pessimista o okay. I programmi, se stiamo a aspettare dall'alto, non cambieranno mai. I contenuti, invece, non è possibile cambiarli proprio a partire da quello strumento che lei diceva, della lavagna e di tutto quello che ci sta attorno? Cioè, non può essere quello già un mezzo per modificare il contenitore, non può essere già un mezzo per modificare poi il contenuto, e questo sinceramente mi sembra anche invece avere un impatto positivo, al contrario di quanto diceva il collega. Beh, intanto il problema non è, che ho cercato di porre, è tra le richieste che provengono dal mondo sociale e che si scontrano spesso con l'effettiva organizzazione e struttura delle società. Cioè, ho fatto riferimento in premessa alle richieste che provengono, come vengono certificate dal rapporto a cui ho fatto riferimento, Scienza e Governance, dal mondo sociale, cioè alle richieste, a quello che il mondo sociale oggi sente come esigenza, che non vuol dire, e non ho detto, perché non l'avrei potuto dire, perché su questo sono d'accordo assolutamente con lei, che si siano tradotte in modalità nuove di organizzazione sociale. Cioè, io non ho detto che l'organizzazione sociale oggi è configurata secondo quel modello di partecipazione e di concertazione. Non ho detto questo. Perché sennò anch'io avrei dovuto riferirmi, se avessi dovuto parlare dell'organizzazione sociale attuale avrei dovuto scomodare autori come Bauman, che lei ha citato, come altri. Ho detto che, e questo è indiscutibile perché ormai è testimoniato, che questo è il tipo di richiesta che proviene dal basso, dalla società. C'è una sempre maggiore istanza e richiesta di partecipazione. B, che viene avvertita dagli studiosi che si sono occupati di questi fenomeni, e ho citato Phelps, come precondizione per lo sviluppo. Quindi ho detto, è una richiesta, ed è una richiesta che è ragionevole anche perché gli studiosi dell'innovazione, di quelli che vengono chiamati gli ambienti innovativi, sottolineano che oggi non è il governo dall'alto che può favorire questo tipo di processo di sviluppo, ma è esattamente un processo di spalmare i poteri in maniera più distribuita. Quindi, lei mi ha rimproverato il fatto che io proponessi, ma voglio dire, legittimamente, io non ho detto la società attuale è fatta così, ho detto la società attuale non è fatta, se vuole ho parlato di un dover essere, quale emerge dalle istanze sociali sempre più pressanti. Quindi su questo punto non credo che ci sia uno scarto ben preciso. Secondo aspetto, lei poi quando parlava nella foga e nell'entusiasmo del discorso, e questo mi è piaciuto, in qualche modo rinchiuso in una trappola logica, nel senso che ha detto ma noi viviamo e continuiamo a vivere in una scuola gentiliana, che è esattamente quello che ho cercato di dire io, perché se noi andiamo a vedere le indicazioni, e che non è una mia opinione, perché se noi andiamo a vedere le indicazioni nazionali per i licei che sono state testé sfornate, e diciamo le
valutiamo anche sulla base di ciò che viene sostenuto dagli stessi autori che hanno contribuito a svilupparle, vediamo che alla base di questo modello di indicazione nazionale, quindi di liceo del presente, che viene presentato anche come liceo del futuro della scuola italiana, vi è il modello gentiliano. E allora quello che io voglio capire e voglio porre come istanza agli studenti e ai docenti è questo: il modello gentiliano, che è, può essere ancora il modello della scuola del futuro? Questo ho cercato di dire. E da questo punto di vista, pur dicendo di non essere d'accordo con me, lei stesso ha tradito una certa insofferenza per il modello gentiliano, che è quella che ispirava tutto il mio discorso. Terza cosa, siccome ho lavorato nella commissione dei tecnici e dei professionali insieme al suo presidente, cioè Alberto De Toni, il preside della facoltà di ingegneria di Udine, vi posso dire che tra il modello pedagogico e didattico che è alla base dello sviluppo e dell'innovazione dei tecnici e dei professionali, andate a leggerlo, anche se non insegnate lì, il documento dei tecnici e dei professionali, e il modello di scuola che è presente nelle indicazioni nazionali per i licei, c'è una notevole divaricazione. Tant'è vero che quando io partecipavo ai lavori della commissione e sapevo dei risultati dell'altro tavolo di cui non facevo parte, quello che lavorava sulle indicazioni nazionali sui licei, al ministro Gelmini ho posto una domanda ben precisa, e cioè: ma come è possibile che dallo stesso ministero, per quanto riguarda lo sviluppo della scuola secondaria superiore, escano due modelli non solo diversi ma addirittura antitetici? Uno basato sul concetto di competenza e sullo sviluppo delle competenze, l'altro che invece addirittura irride al concetto di competenza e lo considera poco più che un flatus vocis. Com'è possibile? Come vede, sto ponendo problemi concreti, non astratti. E allora, da questo punto di vista, ho detto: ma come? La scuola italiana negli anni scorsi ha tanto parlato e straparlato di passerelle, di possibilità per i ragazzi di passare, se ove si accorgessero di aver sbagliato orientamento e percorso, da un ordine di scuola all'altro, ad esempio dal liceo ai tecnici o viceversa, e poi gli proponiamo due modelli talmente antitetici che il passaggio dall'uno all'altro viene di fatto reso impossibile dal fatto che siamo di fronte a due modelli. Questi sono i problemi concreti che ho cercato di porre, e quindi ho detto: la scuola va uniformata. Allora, io non pretendo che il modello che propongo io sia quello giusto, quello che dico è: scegliamo un modello e atteniamoci, perché la peggior cosa che possiamo fare per il futuro dei nostri ragazzi è l'incoerenza. Ex falso sequitur quolibet, da premesse false, false in quanto contrapposte antitetiche, segue l'anarchia, segue ciò che si vuole, non segue un ordine ben formato. Allora la domanda che io pongo non è responsabilità degli insegnanti, credo che dal mio discorso trapelasse, è questo: possiamo ragionevolmente ritenere in buona fede che il sistema attuale della scuola italiana sia un sistema armonico, esente da contraddizioni interne? Delle contraddizioni interne tra i tecnici e i professionali da una parte e i licei dall'altra, ho detto, e sono, diciamo, basta leggere in parallelo le indicazioni nazionali per i licei e il documento per i tecnici e i professionali per vederle in maniera macroscopica le differenze. Ma si può dire che il modello di scuola che ancora oggi c'è nei licei sia in sintonia con il modello di scuola che caratterizza le medie inferiori o le secondarie di primo grado, per adeguarci alla grande innovazione terminologica che sembra essere, o al modello della scuola primaria, delle elementari, che era
uno dei modelli vincenti a livello internazionale che è stata smantellata. Badate bene, se non lo sapete ve lo dico, che quelli che hanno proposto le indicazioni nazionali per i licei avevano chiesto al ministro Gelmini di rivedere il modello delle scuole elementari e della scuola primaria, della secondaria di primo grado, sulla base del modello delle indicazioni nazionali per i licei, il che significava smontare del tutto quello che ancora rimaneva del modello della scuola elementare. Allora il problema che noi ci dobbiamo porre è questo quello che vogliamo? O vogliamo invece finalmente avere un sistema scolastico armonico? E perché poi le difficoltà dei ragazzi si riscontra, finisco subito, nel passaggio dalla scuola elementare alla scuola media e dalla scuola media alla scuola superiore? Perché anziché avere un modello basato su un curriculum verticale e armonico, abbiamo ancora un modello di cicli chiusi in cui il passaggio da un ciclo all'altro genera disastri. Allora sono questi i problemi che ho cercato di porre, e non mi pare che su questi problemi fossimo in disaccordo. Vi ringrazio.